Allora, questo è il campo d'assalto che vogliamo vedere tutte le domeniche possibilmente. Sì, diciamo che mi aspettavo una risposta perché comunque il campo d'assalto di questi anni non era il campo d'assalto della domenica scorsa, per cui mi aspettavo una risposta sul campo e vedere il mio campo d'assalto, e il campo d'assalto in questi anni ci ha regalato tante soddisfazioni. Oggi abbiamo fatto una gara perfetta, faccio complimenti al mister perché comunque era disposta molto bene in campo, non abbiamo lasciato nessun spazio al maestre. Nonostante che insomma anche loro hanno una squadra di valore con tutti i suoi titolari in campo, in attacco sono macchine da gol perché insomma Cabine, Beccaro, insomma anche Zecchini, sono tanti giocatori importanti, però noi eravamo messi in campo bene, con umiltà, anche i ragazzini si sono comportati bene, abbiamo regalato 10 minuti del secondo tempo. E dopo la partita è sempre stata in mano nostra. Ecco, infatti quello che è stato positivo, al di là dei 3 punti che sono importantissimi, è che pur non avendo tutti i titolari in campo, insomma anche le seconde linee, chiamiamole così, insomma si fanno sempre trovare pronti, e quindi questo è positivo per un campionato così lungo. Sì, diciamo, io ho detto a loro che a Campo d'Arsico vengono tutti per giocare, per cui credo che nessuno viene qua solo per stare in panchina, per cui oggi è andata la dimostrazione che chi gioca fa il suo, un giocatore di valore, può dare un bel contributo per il nostro campionato. Antonio Tanto Cantò. pubblico oggi. Sì, oggi c'era tanto pubblico, giornata stupenda di sole, emozionante, anche troppo, da parte mia sicuramente. Comunque dai, è andata bene, sono felice, adesso passiamo una settimana tranquilli, per cui insomma adesso possiamo lavorare. Il mister tra l'altro a disposizione la rosa completa dalla prossima partita perché sono dei rientri, per cui siamo felici, oggi siamo felici anche e soprattutto per il lavoro fatto in settimana. Ecco, l'ultima anche perché ricordo a Daniele Paggi che non può stare tranquillo perché mercoledì gioca in Coppa Italia, quindi deve agitarsi a metà, ma non del tutto, perché gioca in Coppa Italia Sì. mercoledì. C'è Antonio Sì, ma Cantò che vuole farti una domanda, Presidente. Antonio. ciao ciao Daniele, Antonio, ciao Antonio. ciao Daniele, complimenti. Hai visto che Ciao, grazie Antonio. in settimana ci eravamo sentiti e ti avevo detto che qualche volta una sconfitta può essere quella che poi ti dà la carica per la partita successiva. Hai vinto contro una bella Certo. squadra, vai avanti così, complimenti. Sicuramente la sconfitta ci fa tesoro come un errore, quando uno fa un errore deve imparare. Per cui se ci sono i valori e la capacità e anche la voglia di fare, uno dagli errori impara. Noi oggi abbiamo dimostrato che abbiamo imparato e soprattutto quello che ho visto la voglia, la grinta e la compattezza, e questo mi fa, diciamo, ben sperare e anche, diciamo, guardare avanti bene il futuro.